noi oggi c'è Mauro Masè e il suo nuovo album Amori Viaggio. Benvenuto Mauro. Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Incontro Terni. Ciao Stefania, come stai? Benissimo, grazie. Poi con l'inizio della bella stagione si sta meglio. Sì, sì, sono d'accordo. Mauro, dopo molti concerti in Italia e all'estero, adesso esce in tutte le piattaforme di streaming, in tutti gli store, con Domani a casa. Sì. Anzi, diciamo che Mauro esce con un nuovo album, con diversi singoli. Ce ne vuoi parlare, Mauro? Certamente. Allora, l'album si intitola Amori in viaggio. E l'album parla, è pieno di storie di vita on the road, sono 10 canzoni nuove, sono come dei piccoli film, magari che ci faranno sognare, volare, anche sorridere e riflettere del tempo che sta cambiando. E ci sono dei racconti che sicuramente porteranno l'ascoltatore ad entrare in una nuova atmosfera. Io quest'album l'ho scritto e l'ho prodotto insieme a Daniele De Santis, arrangiatore, e abbiamo cercato di far suonare tutti strumentisti, cioè tutti musicisti, dando minore spazio, ma quasi niente, delle programmazioni con il computer. Abbiamo fatto quasi niente con il computer, quindi è un album veramente suonato. Il lavoro c'è stato molto, abbiamo preparato quest'album circa nel 2020, abbiamo iniziato, abbiamo finito nel mese, diciamo, di gennaio del 2023. La masterizzazione è stata fatta nel New Jersey da Gene Paul, che sarebbe il figlio del leggendario inventore della chitarra Les Paul. Quindi molti chitarristi conosceranno questo signore. Assolutamente sì. Sì, e poi niente, Amore in viaggio è un viaggio nella grande metropoli che fa scattare in me, come autore, una sorta di ricordi descrittivi che si intravedono poi nelle canzoni. E in queste canzoni, in queste 10 canzoni, ho realizzato 10 video, e oltre, va bene, alle riprese video, ci sono anche delle illustrazioni disegnate da due bravissimi disegnatori come Emanuela Liberi e Matteo Liberi. Ci sono città e luoghi che rimangono, come dice la nota, rimangono impressi negli occhi di un uomo, però con il cuore di ragazzo, in questo album. Certo, proprio così. Bene Mauro, tanti singoli in questo album, come tu hai detto. Sì, ho cominciato con Amore in viaggio. E adesso c'è in promozione Domani a casa. Sì, Domani a casa. Questa è una canzone molto bella, secondo me, una canzone ritmata, dove c'è una storia di un giovane soldato che parte per la guerra, e possiamo dire anche una canzone attuale, tutto quello che sta succedendo. Lui sogna di ritornare presto a casa dalla sua famiglia e dai suoi bellissimi bambini. La mente vola, il desiderio di rivedere la sua famiglia è forte, giorno dopo giorno. E quindi con la fantasia lui vede tutto quello che potrà fare una volta a casa e spera nel domani. Un racconto alla ricerca di un sogno. Sì, un sogno, una visione, il sogno mio, magari il sogno di tutti quanti, il sogno di questi amori in viaggio che vanno e che vengono per ritrovarsi in un altro respiro. Sono tutti amori diversi? Sì. Quindi ogni canzone, ogni singolo parla di una situazione che tutti noi possiamo vivere o che abbiamo vissuto. Certo, certo, certo. Se vuoi te le descrivo uno per uno, va bene. Amore in viaggio ne abbiamo già parlato, Domani a casa anche, e poi c'è Questa è vita, che è il secondo brano che fa parte di questo album, e questa è una storia altamente autobiografica, il mio racconto che inizia dall'infanzia fino ai giorni nostri. Poi c'è Azzurra, che parla di una storia ambientata nel passato, negli anni 50, dove molti italiani emigravano in America, come noi sappiamo, e la protagonista di questo brano si chiama Azzurra, che è innamorata di un ragazzo della sua stessa città. Alla fine Azzurra parte con i suoi genitori per emigrare in America e non si vedono più, quindi il tempo scorre, la giovinezza pian piano sfiorisce, però quel che rimane è il forte amore che si riaccende quando, pensa un po', i due dopo tanti anni si incontrano nella stessa città dove era nato il loro grande amore. Poi c'è One, Two, Three, Go, che è la quarta canzone dell'album. Come protagonista è una ragazza da poco conosciuta che non si sa perché, ma alla fine è molto intraprendente, e prima di cena va a trovare a casa un signore, un ragazzo, diciamo così, e inaspettatamente rimane con lui a dormire,
Poi tra l'aver bevuto e fumato, mi viene da ridere, e fumato troppo, si ritrovano sul divano senza dormire in un tiramolla. Facciamo, non facciamo, chissà, chissà, chissà. Alla fine questo ritmo rock che accompagna la canzone dall'inizio alla fine, c'è un finale a sorpresa che dovete andare ad ascoltare e quindi scoprire. 10 viaggi, 10 sogni e 10 storie come dei piccoli film che ci trasportano e ci fanno veramente capire un po' la nostra vita, le nostre esperienze e tutto quello che verrà anche nel futuro. Come parla la quinta canzone che si intitola Noi due come, parla appunto di un futuro, quindi ci sono delle visioni che io naturalmente ho visto nei miei occhi, nel mio cuore, come sarà il mondo tra 10, 20, 30 anni, 50 anni, saremo come delle scimmie, degli orsi, voleremo sui grattacieli, voleremo con la macchina voleremo, con i motorini voleremo in cielo e saremo tutti microcippati e deportati negli abissi. Chissà se noi saremo ancora umani oppure dipinti come dei quadri su questa terra, paradiso di Dio. Che Poi bello. abbiamo come Bob De Niro, che è la sesta canzone. Questa è la storia di un ragazzo che sa come succede, sta perdendo la sua amata e allora si ritrova girovagando nella sua città e crede anche che al famoso attore Robert De Niro sia capitata la stessa cosa. Quindi sogna, lui viene trasportato dal pensiero, pensa di stare, sogna di stare a New York. In un fantastico finale, ma alla fine si sveglia e tutto questo era solamente un film. Poi ci sono le Domeniche pomeriggio, che è la settima canzone. Questa è una canzone un po' malinconica, come l'autunno, infatti parla appunto di una domenica d'autunno dove c'è questa ragazza che è volata via, non c'è più, diciamo, con noi, e l'autore scrive questa canzone che alla fine sono io, altrimenti autobiografica anche questa, che si viaggia qui toccando le corde dell'anima. Il segnale più bello di questa canzone è quello dell'amore. La canzone descrive: ti terrò per sempre nella mente e alla fine mi ritrovo dentro una stanza mentre sto suonando la chitarra e la radio lontano canta la canzone che ti sto cantando, tu mi manchi e sto bruciando. Che bella, che bella. Poi c'è Paris, l'ottava canzone. Questa è una canzone dove, sai, i ragazzi dell'università fanno l'Erasmus, vanno in Bulgaria, magari anche in Francia, e qui è successa questa cosa qui, che lui, anche essendo fidanzato qui in Italia, va in Francia. All'improvviso incontra questa bella ragazza sulla Torre Eiffel, sulla terrazza della Torre Eiffel, e qui succede un po' di tutto fino a quando poi lui deve ripartire, innamorato, si spezza l'incanto, Parigi la guarda sull'aereo che lo sta riportando in Italia e chissà mai se la rivedrà. Ecco, quindi un amore vissuto e poi però finito, un sogno. Poi l'abbiamo detto già, Domani a casa, che è la nuova canzone del secondo singolo e la nona canzone dell'album, e poi infine c'è Me fai impazzì, che è una canzone in lingua napoletana, mi sono cimentato nella lingua napoletana. Questa descrive la passione di un ragazzo che ama la sua ragazza fino al punto di rapire l'amore con tutti i suoi sentimenti. La storia naturalmente si svolge a Napoli e anche qui ci sono delle bellissime scene nel video, dei bei disegni, delle belle illustrazioni di tutti i posti suggestivi e caratteristici di Napoli. E, tra l'altro, il Napoli ha vinto lo scudetto, quindi complimenti alla squadra del Napoli, a tutta Napoli. E qui, passeggiando tra le bellezze della capitale del Sud, alla fine gli fa la dichiarazione d'amore e poi alla fine la porta all'altare. Una canzone, ripeto, in lingua napoletana, è un omaggio mio alla passione e all'amore per questa meravigliosa città. Quindi un nuovo album, Amori in viaggio, iniziato a gennaio 2020, terminato in questo periodo per l'estate, per la primavera, l'estate 2023. Mauro, vogliamo dare tutti i tuoi contatti social per sapere di più e per ascoltare appunto tutto l'album? Certo, allora l'album si può ascoltare in primis su Spotify, quindi andando a cliccare Mauro Masè e andare nella pagina su Spotify, là c'è tutta la musica e l'album nuovo. Poi naturalmente ci sono altri negozi digitali come Apple Music, YouTube Music, e ci sono anche Vevo YouTube, ci sono anche dei video da vedere, come vi dicevo prima. Poi c'è il sito ufficiale che è www.mauromase.com. E poi naturalmente i social, sempre Mauro Mase, come Facebook, Instagram,
Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. Mauro è anche molto attivo sui social. Andiamola a cercare, andiamola ad ascoltare e adesso c'è domani a casa. Grazie. Grazie a te, Mauro. Buon Saluto a tutti. lavoro. Grazie, ciao Stefania, e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Incontro Terni. Ciao. Ciao Mauro, ciao. Domani a casa, desiderare una donna, fare i figli più belli, avere sangue nel sangue. Domani a casa, un rifugio accogliente, con un'aria diversa, si respira l'amore. Domani a casa, una porta da aprire, poi un bacio e voilà. Un tetto, una cucina e via, torno a casa mia, ricordi, scale e libreria, senza ortografia, un gatto, un cane, Ave Maria, senza così sia, divano, siesta e nostalgia, torno a casa mia, in un teatro di scene, sipario aperto già. Domani a casa, rivedere il mio amore, con il viso felice dietro quella finestra. Domani a casa, una bistecca italiana, con un piatto di pasta, la partita in TV. Domani a casa, in un concerto di note, che inizia adesso qua. Coperte via, dormo a casa mia, riscopro foto e nostalgia, senza ipocrisia, un disco, un piatto, gira gira, canto così sia, chitarra, note, fantasia, sono a casa mia, in un teatro di scene, sipario aperto qua. Viaggiare con te.